allerte meteo con bollettini della Regione Campania e della Protezione Civile che di fatto determinano sui territori maggiormente a rischio l'immediata attivazione dei tavoli tecnici, dei centri operativi comunali e non da ultimo la decisione che spesso diventa complessa sulle misure da attuare, come la chiusura delle scuole, la chiusura delle aree pedemontane, il monitoraggio uomini e mezzi per il controllo del territorio proprio tra aree pedemontane, corsi di fiume e torrenti. La previsione e la prevenzione sembrano passare proprio attraverso le allerte meteo diramate e si fa fatica a gestire ed organizzare tutte le aree critiche all'interno del comprensorio. L'Agro Sarnese Nocerino è una terra fragile tra rischio idrogeologico ed idraulico e lo si vede ad ogni pioggia. Al di là di quelle che sono le condizioni meteo straordinarie, quindi le cosiddette bombe d'acqua, le situazioni che si presentano sono sempre più complesse da fronteggiare. È così a Nocera Inferiore, dove negli ultimi giorni proprio dallo stadio Felice Squitieri è arrivata l'emergenza e tutta l'area della zona in cui le persone sono state anche evacuate, l'emergenza determinata dalla rottura di un argine del torrente Solofrana. Ma è così anche in località Starza, dove l'emergenza allagamenti non si supera, a Scafati intere famiglie che ad ogni pioggia restano intrappolate in casa con la strada che finisce sott'acqua. A Sarno, che dopo le opere di messa in sicurezza resta comunque alta l'attenzione nelle zone a ridosso del Monte Sario e della collina del Saretto. Non si contano ovviamente i danni del giorno dopo quando si verificano tutte queste situazioni gravi in più zone. Servono sicuramente risorse per i comuni, lo dicono tutti, per poter procedere con interventi non più tamponi ma globali. E davanti alle previsioni meteo, anche dei prossimi giorni che non fanno ben sperare, è già partita la macchina della sicurezza e del monitoraggio un po' ovunque.